E benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, vi lascio delle piccolissime clip di quello che abbiamo fatto in questi giorni. Abbiamo, vabbè, come sempre, mangiare bene in Sicilia. Vi faccio vedere anche quando siamo andati in spiaggia, anche se per pochissimo, però ve la faccio vedere. Sapete che non sono andata lì per vacanze, ma per una cosa importante. Quindi in questo video vedrete anche il mio rientro a casa. Allora, sto per sistemare tutti i zainetti che ho portato giù, così vado a fare il primo lavaggio, perché poi le devo andare a mettere nella valigia più quella che userò per l'altra vacanza, cioè l'unica vacanza veramente, perché quella che sono scesa giù appunto non era. Vi voglio far vedere due profumini che abbiamo preso. Niente, alla fine comunque è soltanto una lavata, anche perché intanto non siamo stati giù tanto. Niente, alla fine abbiamo preso questi qua, sono buonissimi. Allora, questo è il Paco Rabanne, che praticamente l'ha preso mio marito, ed è buonissimo, mi fa ricordare sempre Calvin Klein, delle note tipo come camomilla, a me piacciono i profumi così maschili, ed è molto buono. E poi questo qui invece ha un profumo, ancora non ve lo so definire, però buoni, perché comunque ragazzi, a me era terminato completamente il profumo. E allora quindi ne abbiamo approfittato, abbiamo preso questi in sconto, basta. La bottiglietta si presenta così. Benvenuti in questo nuovissimo video, ragazze, buongiorno, come state? Allora, io mi trovo a casa, oggi è domenica e sto cercando di vloggare un pochettino. Allora, sono appena tornata da 2 giorni da Palermo. Come sapete, sono stata per 2 giorni esatti, non per vacanza, ma perché dovevo sbrigare una cosa importante. Quindi adesso, in questi 2 giorni, ho fatto 2 giorni anche di lavoro, e domenica, oggi, che ho le ultime cose da sbrigarmi, sono libera, perché domani andiamo a Isola d'Elba e saremo lì in 15 giorni. Abbiamo preso una casa vacanza e voi sapete che vi farò vedere tutte cose. Quindi niente, ragazzi, cominciamo a vloggare, così vi lascio un video. E vediamo un po' di cosine da fare, le ultime, perché in realtà, come vi ho detto e come avete visto, io già ho preparato tutto, avevo già preparato tutto quello che mi serviva a Palermo e tutto quello che mi serviva appunto per la vacanza di 15 giorni. Quindi niente, vi lascio al video e quindi ci becchiamo dopo. Allora ragazze, praticamente vi volevo dire, sono qui nella postazione caffè perché praticamente la mia macchinetta ha deciso di quasi lasciarmi. Allora, è da un po' che vedevo che comunque non andava più come prima, una cosa fra i capelli, vabbè, che non andava più come prima, ma adesso addirittura quando lo accendiamo per fare il caffè sta un bel po' per prima di far uscire il caffè, l'acqua, quindi non è un problema di calcare perché noi usiamo la bustina. Però è la macchinina più o meno, se non mi sbaglio, forse ce l'abbiamo da 5 anni. Quindi ad un bel po' che io e mio marito pensavamo di, prima che si rovinasse del tutto, di andarne a prendere un'altra, perché il caffè non lo fa più come prima, anche se io mi sono trovata benissimo per più o meno 5 anni, ragazzi, non mi ricordo se 4 o 5. Allora, io prima avevo la De'Longhi ed era spettacolare, perché quella macchina del caffè faceva sia cialde, che è quella in polvere macinato, che è la capsula. Però quella lì mi era costata tantissimo e ragazze, si rovinano subito. Però mi piaceva tantissimo, cioè a differenza del caffè della capsula era molto più buona. In passato ancora avevo quelle delle cialde e mi trovavo bene, perché secondo me la cialda fa molto meglio della capsula. Comunque, quindi in questi mesi abbiamo comunque provato diverse macchine. Ce n'è sempre stata una che è proprio, l'avevamo in fissa, che poi vi dico qual è, e che quindi volevamo prendere. Scusate, ho cambiato postazione perché di là c'era Nathan che mi disturbava. Allora, vi stavo dicendo, no. Eccolo, è appena tornato qui mio figlio, non vuole dormire, quindi è un pochettino, fa il monellino. È vero Nathan? No? No. Ok, lui dice no. Comunque stavo dicendo, e quindi ragazze, ho provato, ce n'è una che mi piace tantissimo, che è quella della Nespresso. Però attenzione, Nespresso comunque, attento amore, la Nespresso ragazze non ce ne sono quelle compatibili. E sinceramente a me andare a spendere 47 centesimi a capsula, anche perché noi beviamo tanto caffè, soprattutto io,
e quindi non mi conviene. A me piace sia che ogni tanto appunto le prendo originali, ma anche quelle compatibili, anche perché sennò veramente devo fare un mutuo solo per la macchina del caffè. Quindi ce n'era una che a me piace tantissimo, che c'è la mia suocera, che è quella della Frog, però è enorme e nella mia cucina non ci sta, quindi a me serve una cucina, scusate, mi serve anche la cucina, veramente mi serve una macchina del caffè comunque piccolina. Mi dà fastidio anche perché sapete la mia zona caffè mi piace tantissimo, non lo voglio toccato. Quindi adesso andiamo in giro un pochettino e vediamo un pochettino quale mi piace e quale prendere, vediamo un po'. La Smeg mi piace anche tanto, però allora mi sono imbattuta in questa qui perché è una delle macchine che a noi piace tantissimo, che giù in Sicilia diciamo è molto famosa, solo che quella che c'è giù ha il serbatoio grandissimo ed è molto più alta perché ha la bottiglia, invece questa qua è piccolina proprio come la vedo da me. Quindi sono indecisa tra questa di qua. Naturalmente questa è più bella come aspetto, però non è compatibile. Siamo pronti per cambiare la macchina del caffè, quindi vi faccio vedere quella che ho scelto. Questa è la mia postazione, quindi andiamo a vedere come sta quella nuova. Speriamo che c'entra comunque lì, se no vediamo di fare qualche cambiamento. Allora abbiamo scelto lei, quella di cui vi parlavo, che aveva mia suocera, però grande, molto grande. Invece ragazze, infatti siamo rimasti scioccati il mio marito, perché a noi è sempre piaciuto questa qui perché fa un caffè veramente come il bar, ed è quella cialde, ma veramente noi la conosciamo da anni perché mia suocera ha sempre avuto questa, però era grande. Ma ci siamo accorti da MediaWorld che esiste la Baby Frog, sempre la stessa soltanto in versione più piccola. Questo non è il colore che ho scelto, ora vi dico che colore ho scelto. Praticamente quella grande ci va la bottiglia direttamente, invece questa qui ha il serbatoio, quello dove mettiamo noi l'acqua, come quelle normali che abbiamo. Quindi, dopo che ho visto tante macchinette del caffè, ho capito che questa era quella che volevamo, perché già eravamo indecisi se prendere questa qui, ma non mi piaceva per la dimensione, cioè era veramente tipo così, enorme. Invece questa è la Baby Frog ed ha le stesse, come dire, caratteristiche, uguale, cambia soltanto il serbatoio, che a me comunque non mi interessa, quindi sono contenta che ho fatto questa qui. Quindi adesso l'apriamo così vi svelo il colore, sarà nero o bianco? Quella qui ragazzi, ho fatto il cambio, quindi l'ho scelta nera, ero molto indecisa tra quella nera e bianca o tutta nera. Mio marito diceva, secondo lui, dato che abbiamo comunque tutto sul nero, era meglio farla nera. Quindi questa è la versione più piccola, ripeto, con tutte le caratteristiche. E se io vi devo consigliare una macchina del caffè, vi consiglio questa qui, della Frog, perché ragazze fa un caffè buonissimo. Ripeto, mia suocera ce l'ha da tanti anni e il caffè viene sempre perfetto. Adesso andiamo a provare il caffè così ve lo faccio vedere. Quindi ho fatto la scelta di lasciare le capsule e riprendere le cialde. Vi faccio vedere pure com'è e tra l'altro abbiamo trovato un'offerta bellissima. Allora abbiamo preso il Kimbo, sapete che è il mio caffè preferito, quello per le macchinette del caffè, Kimbo Napoli. E quindi abbiamo trovato queste in offerta che sono 80 cialde più 15 in omaggio. E praticamente è come se costasse 11 centesimi a cialda, ma davvero buona. Adesso lo proviamo così vi faccio vedere un po' com'è. Ma toglie questo qui. Invece quella più grande si mette direttamente la bottiglia. Make me happy, and I don't think
Niente ragazzi, mi piace tantissimo, sono contenta di questa scelta, il caffè è buonissimo, va bene, è vero che comunque ho usato il Kimbo, Kimbo è un buon caffè, però ho usato anche quello là da mia suocera che non era Kimbo ma era quello compatibile ed era buonissimo. Per adesso ho sistemato in questa ciotola le cialde, poi vediamo se li inserisco qui come al solito. Fatemi sapere se vi piace. Alla fine per le piante, sapete che ne ho tre, ho preso questi qui, sono andata proprio nel giardinaggio invece di prendere i conetti perché ho visto che comunque erano un po' carucci e poi dovevo prendere per forza la confezione da 10, allora ho trovato queste bustine che praticamente disseta le piante e dura 30 giorni, quindi vado a mettere tutto questo prodotto che praticamente è in gel nelle piante, io ne ho prese 2-3, non mi ricordo, e vado a mettere queste qui, così sono tranquilla, praticamente questo si gestisce da solo. Disseta piante, gel pochette, vacanze tranquille con disseta piante, protegge e idrata le piante fino a 30 giorni e poi praticamente c'è tutta la appunto le istruzioni d'uso. Allora ragazze, lo facciamo insieme che prendo le due piante e vado a prendere anche questa qui, così vi faccio vedere un po' come funziona. Bisogna innaffiare tantissimo la pianta e poi mettere questa bustina un pochettino internamente il terriccio. E così poi quando ha bisogno la pianta, il gel che trattiene l'acqua fuoriesce l'acqua e la pianta si nutre, quindi senza mancargli l'acqua. Quindi niente, adesso la devo staccare da qui perché praticamente è tutta attorcigliata e facciamo questo lavoretto, così sono a posto per 30 giorni. Yeah. Quindi cominciamo da questa qui, controllo che sia a posto. Comunque sapete che io la lavo con il sapone alga, le foglie, e non trovo mai insetti o moscerini, neanche le cimici si avvicinano. Di nuovo lì, speriamo bene, e adesso faccio questa di qua. Eccomi qua ragazze, il video termina qui, devo chiuderlo, ho cercato di farlo questo video, questo mini vlog, proprio per lasciarvi qualche video in più, perché adesso è la mattina dopo che praticamente stiamo andando in vacanza, quella vera, quella che aspettavamo. E quindi niente, quindi ci vedremo poi in un nuovo luogo, ci vediamo in Isola d'Elba. Non vedo l'ora di farvi vedere un po' lì com'è, perché vi porterò con me, però ci tenevo a far uscire un altro video e basta ragazze, quindi vi saluto qui e ci vediamo prestissimo con un nuovo video.